Poco dopo aver prestato giuramento davanti al presidente Mattarella, la neoministra Lucia Azzolina ha reso noto un sintetico programma in 10 punti ai quali intende attenersi nella sua azione di governo. Uno dei punti riguarda il tema della valorizzazione del personale docente, ma nel concreto a cosa intende riferirsi la neoministra? Probabilmente ne sapremo qualcosa di più nei prossimi giorni, quando Azzolina si presenterà in Parlamento per illustrare ufficialmente il proprio programma. Per la verità, non è da escludere che la neoministra stia pensando anche di mettere mano ad un tema molto sentito fra i docenti, o perlomeno fra una gran parte di docenti, e cioè quello dello sviluppo di carriera. Attualmente, come si sa, per i docenti non esiste nessuna forma di carriera, anzi, paradossalmente, chi intende migliorare la propria posizione stipendiale deve cambiare mestiere e tentare il concorso per dirigente scolastico. Questa situazione è tipica dell'Italia e di pochi altri paesi europei, mentre in diverse altre nazioni esistono meccanismi diversi. Nel corso dell'ultimo decennio ci sono stati diversi tentativi per affrontare questo problema, ma senza risultato. Nel 2012, per esempio, il disegno di legge della deputata di Forza Italia, Valentina Aprea, era arrivato ad un buon punto di elaborazione, ma poi venne abbandonato. Con l'avvio di questa legislatura, Aprea ha ripresentato un testo molto simile a quello precedente. La proposta è tutto sommato abbastanza semplice. Si prevede di articolare la professione docente in 3 livelli: iniziale, ordinario, esperto. Si diventa docente ordinario a domanda, dopo aver acquisito titoli fissati a livello centrale e previa valutazione favorevole di una apposita commissione interna alla istituzione scolastica. Il passaggio al livello di docente esperto avviene invece mediante formazione e concorso. Ai 3 diversi livelli corrisponde ovviamente un distinto riconoscimento giuridico ed economico, ma, chiarisce il disegno di legge, l'articolazione non implica sovraordinazione gerarchica. Va anche detto che nel disegno di legge Aprea si prevede l'istituzione della figura del vice dirigente, carriera alla quale si accede mediante un apposito concorso. Difficile capire quale possa essere l'interesse delle organizzazioni sindacali per una proposta del genere, anche se qualche piccola associazione, come per esempio quella dei collaboratori dei dirigenti scolastici, l'ANCODIS, potrebbe essere favorevole. Vedremo cosa nei prossimi giorni dirà in proposito la neoministra davanti alle commissioni parlamentari. Sul tema ovviamente noi continueremo a tenervi informati, quindi continuate a seguirci sia su questo canale sia sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Leggeteci e soprattutto scriveteci, mandateci le vostre osservazioni e i vostri commenti, noi ne daremo conto.